Nell'autobiografia sentiremo spesso Gemma riferirsi in prima persona al babbo mio, cioè al suo direttore spirituale padre Germano Ruoppolo, che è il passionista che le chiede di elaborare questa biografia che stiamo ascoltando. Gemma si relaziona a lui in modo molto affettuoso. Nelle altre parti dello scritto, quando Gemma si riferisce semplicemente al babbo, in terza persona, intende invece il padre naturale Enrico Galgani. Veniamo ora ai contenuti odierni. A Gemma si manifesta un angelo che, ce lo figuriamo alquanto arrabbiato, le mette paura. Il motivo di questa situazione è che Gemma si è permessa di sfoggiare il bell'orologio d'oro che le era stato regalato. Le parole dell'angelo sono un vero programma spirituale. Ricordati che i monili preziosi che abbellano una sposa di un re crocifisso, altri non possono essere che le spine e la croce. Se da una parte queste parole suonano come un rimprovero, esse confermano a Gemma come Gesù la considera già, la sposa che segue il re crocifisso. Dunque Dio conferma il legame che Gemma sta costruendo e a cui lui è già pronto. Si attende la risposta di Gemma. Il fatto poi che Gemma chiami questo angelo l'angelo mio ci dà a intendere che è il suo angelo custode e non soltanto un angelo genericamente mandato per conoscere le parole di Dio. Nella seconda parte vediamo un'ulteriore pedagogia divina. Gemma viene compresa nel suo desiderio di voler volare al cielo per ritrovare subito la sua mamma. Lei utilizza l'espressione tipica di San Paolo Apostolo, quella di sciogliersi dal corpo. Ma la risposta di Dio è più semplice, ma con più frutto. Dio sfrutta il desiderio per farsi desiderare ancora di più. L'anima diretta a Dio non è assecondata nel suo programma di voler tagliare i tempi e nelle sue debolezze di voler vivere con la protezione della mamma, ma lei viene temprata a sopportare per essere capace di più amore. Impariamo dunque la preziosità del tempo, preziosità nella quale matura il prezioso frutto della santità. E pensiamo a quante persone Gemma ha incontrato proprio perché Dio le ha permesso, anche nella sua breve vita, di pregare e salvare tanti. Dall'autobiografia di nostra sorella Santa Gemma Galgani. Il medico proibì lo studio e uscii dalla scuola. Più volte la superiora e le maestre mi mandarono a chiamare per avermi con loro, ma il babbo non mi ci volle più mandare. Ogni giorno mi conduceva fuori, ogni cosa avessi desiderata, tutto mi concedeva. Ed io cominciai di nuovo ad abusarmene. Pure la comunione 3 o 4 volte la settimana la facevo e Gesù, anche che fossi così cattiva, veniva, stava con me, mi diceva tante cose. Una volta mi ricordo benissimo, mi avevano regalato un orologio d'oro con la catena. Io, ambiziosa come ero, non vidi il momento di mettermelo e uscire fuori. Cominciò allora, babbo mio, a lavorare la mia fantasia. Uscii, infatti. Quando ritornai e andai per spogliarmi, vidi un angelo, che ora ho riconosciuto per l'angelo mio, che serio serio mi disse: «Ricordati che i monili preziosi che abbellano una sposa di un re crocifisso, altri non possono essere che le spine e la croce». Queste parole non le dissi neppure al confessore, ora l'ho dette per la prima volta. Quelle parole mi fecero paura, come paura mi fece quell'angelo. Ma poco dopo, riflettendo a dette parole, senza capir nulla, feci questo proponimento: «Propongo per amor di Gesù e per piacere a Lui di non portare più e neppure parlare più di cose che sanno di vanità». Avevo un anello pure in dito, mi tolsi pure anche quello e da quel giorno non ho più avuto nulla. Mi proposi allora, perché Gesù mi dava allora lumi chiari che dovevo essere religiosa,
di cambiare vita e mi si offrì una bella occasione perché allora appunto era vicino a cominciare l'anno 1896. Mi scrissi in un piccolo libretto: in questo nuovo anno mi propongo di cominciare nuova vita. Che mi accadrà in questo nuovo anno non lo so. Mi abbandono in voi, mio Dio. Tutte le mie aspirazioni, tutti i miei affetti saranno tutti per voi. Mi sento debole, oh Gesù, ma col vostro aiuto spero e risolvo di vivere in altro modo, cioè più vicina a voi. Dal momento però che la mamma avevami ispirato il desiderio del paradiso, l'ho sempre, anche in mezzo a tanti peccati, desiderato ardentemente e se Dio avesse lasciato a me la scelta, avrei preferito sciogliermi dal corpo e volare al cielo. Ogni volta che avevo la febbre e mi sentivo male, era per me una consolazione, ma era per me un dolore quando, dopo qualche malattia, sentivo crescermi le forze. Anzi, un giorno domandai dopo la comunione a Gesù perché non mi prendesse in paradiso. Mi rispose: figlia, perché nel tempo della tua vita ti darò tante occasioni di merito maggiore, raddoppiando in te il desiderio del cielo e sopportando con pazienza la vita insieme. Queste parole non bastarono per niente a scemare in me questo desiderio, anzi, ogni giorno mi avvedo che va sempre crescendo.